È bastato poco ieri pomeriggio in Consiglio Comunale per riaccendere la miccia del dibattito fra maggioranza e opposizione. I consiglieri di minoranza, con in testa Francesco Russo, si sono visti inibire ogni possibilità di discutere delle presunte infiltrazioni mafiose negli appalti del tram di Piccina da parte del centrodestra e della Giunta. Ecco perché oggi Partito Democratico, Lista Russo.Franco, Adesso Trieste, Movimento 5 Stelle e Movimento 3V hanno alzato la voce. Tra gli sfoghi su quanto accaduto ieri, la richiesta è un Consiglio Comunale ad hoc incentrato sull'argomento mafie e appalti. Di Piazza ha bollato la questione con una frase del tipo: la fantasia è una cosa interessante. Il presidente Panteca ha esclamato: Trieste è fuori dalla mafia. Abbiamo evidenze che così non è. Allora chi è che dice cose di fantasia? L'osservatorio regionale antimafia o il nostro sindaco? Ritroviamoci ad un consiglio straordinario per parlare di questi fenomeni, magari anche a porte chiuse, ma chiariamo questa questione anche nell'interesse, soprattutto nell'interesse dei cittadini. Ci sono una serie di temi che questa amministrazione non vuole discutere. Uno di questi era quello sulla Pineta Catinara, che attendevamo da 5 mesi, ma anche l'Ovovia, che non è ancora mai passata ufficialmente in consiglio se non con la ratifica di ieri, e il pubblico che attendeva queste discussioni e che era ieri sotto il palazzo del consiglio è stato definito dai consiglieri come un fastidio. Ecco, noi crediamo che questo non aiuti a cucire la distanza tra la cittadinanza e le istituzioni. Ieri è stata fatta un'affermazione, secondo me, agghiacciante: la mafia a Trieste non esiste. Ecco, tutti sanno che la cosa peggiore è negare la mafia. Bisogna sempre stare attenti. Noi chiediamo che venga fatto un consiglio comunale straordinario sul tema delle possibili infiltrazioni mafiose a Trieste, soprattutto alla luce di un bilancio preventivo rispetto al quale ci sono oltre 150 milioni di euro richiesti a valere sui fondi PNRR.